Ebbene, sei riuscito a vincere, Ciccio, eh? 41 giorni di sopravvivenza, bravo. Ti hanno salvato i militari, complimenti. Peccato che a me non sia venuto a salvarmi nessuno. Sono quasi arrivato al 100° giorno e quegli stronzi mi hanno ignorato. Cosa devo fare, Cosa devo fare? Ma col cavolo che te la lascio vincere così facilmente. Io vincerò questo gioco. Lo porterò alla fine. Ho anche fatto il bunker sulla serie principale di Minecraft. Io ce la farò. Ok, calma. Bene, incominciamo questo video. Questa è Epi e bentornati in questo nuovo episodio di 60 Seconds. In attesa che arrivi il DLC, noi siamo ancora una volta qua a tentare di vincere. Perché se c'è riuscito Ciccio, ci devo riuscire anch'io. Stai guardando questo video, Ciccio? Io ti batterò! Non so come, ma ti batterò. Vincerò insieme al cane e alla scelta. Buona visione, ragazzi. Andiamo. Sono molto carico e ti farò vedere di che pasta sono fatto. Allora, caro Ted, dobbiamo fare subito un giro generale della casa per capire dove sono le cose preziose. Maschera, accetta, moglie, sono molto vicini. La chitarra, perché non si può prendere la chitarra? Voglio la chitarra e la mia foto perché sono egocentrico. Vabbè, prendo ovviamente Timmy, prendo il cibo, la figlia la lascio perché ormai abbiamo deciso così. Bene, possiamo andare, veloce. Subito Timmy, al volo, e se riesci a prendere subito la mappa. Dai, con anche questa acquetta qui. Svuotiamo la stanza, questa qua che da un muro, prendi l'accetta, corri. Ci pensiamo dopo alla maschera. Adesso qualcosa di più importante. Insetticida, acqua, servirebbe del cibo. Trovassi del cibo sarebbe il top. La torcia era di là, cazzo, mi ha fregato. No, non voglio questa... Vabbè, hai preso roba inutile. Il cibo un po' è qua. Bene, mi serve la radio però, Adesso andiamo a cercare la radio, ve lo dico. Sinceramente ho preso 3 acque e 3 cibi, basta, ne avanzano. Prendi sta caspita di maschera, ci ho messo 2 ore a prendere, non ci credo. Radio, medikit e libro. Prendi tutto, bravissimo. Abbiamo un botte, un monte di roba, giuro. Manca solo la torcia, ce la faccio a prendere la torcia? No, non ce la faccio, buttati dentro. È andata, anche questa volta siamo riusciti a entrare. La figlia è sopra, suona il sax, lasciala là, chi se ne frega. Giorno numero 1. Oggi farò valere la mia prepotenza in questo gioco. Cazzo, non ho preso neanche il fucile. Ce l'abbiamo fatta ancora una volta a rimanere bloccati qua sotto. Mi segno tutto, io ve lo dico, non si sgarra una cosa. Devo vincere a 60 secondi, non infastiditemi. Sono tutti tranquillissimi, nessuno si preoccupa delle condizioni della figlia e probabilmente ha già tirato il calzino. Nessuno di noi ha specificato una parola per ore e ore, quindi hanno intenzione di usare la radio. Potete farlo, basta che usate quella con parsimonia, grazie. Sono riusciti ad ascoltare un po' di musica, c'è scritto, ma certo, non cerchiamo di metterci in contatto con i militari, ascoltiamo la musica folk e jazz. La famiglia che mi affidano su 60 secondi è sempre composta a ritardati. Presto diventerete pazzi. No, io diventerò pazzo a giocare a sto gioco. Vi meritate un goccetto d'acqua, dai. Giusto perché siamo al giorno numero 4. No, ancora non uscite neanche per sbaglio. Delle provviste dal cielo da parte dei militari. Dobbiamo andare a vedere con la maschera. Si fa, ragazzi. Potrebbe essere il fucile, potrebbe essere il cane, potrebbe essere qualsiasi cosa. Vedete, si è rotta la maschera, però qui è apparsa una bottiglia. Infatti si è rotta, però nelle cose che ci hanno lanciato c'erano 2 zuppette e 2 bottiglie d'acqua che ci serviranno per sopravvivere. Niente spedizioni per adesso, ragazzi. Giocheremo con cautela, ok? Sono degli strani rumori. È una buona idea controllare, perché no? Magari potrebbe essere un ratto che sta mangiando le provviste. Giorno numero 6. Visto che abbiamo tanto cibo, non rischierei di farli ammalare, perché secondo me si ammalano anche per il non mangiare. Quindi mangiamo ogni 6 giorni e beviamo ogni 4. Inutile sperare di scommettere con le carte, non ce le avete. Quindi tenetevi le vostre cose e state zitti. Il gioco d'azzardo è una brutta bestia, lo so. Ma cosa ti manca della vita che avevi, Che quella casa era un disordine più totale. Poi mi spieghi che caspita ci incassano le tazzette di cibo in bagno. Si festa. Già alla vostra! Dopo i roditori mutanti ci hanno attaccato. Bene, l'accetta sarà la loro fine. Zac, decapitati. Le nostre provviste sono salve. È così che si fa. Giorno 41 hai vinto, Ciccio, Voglio vedere se vinco io. Non sarebbe meraviglioso andare fuori ad annusare il cielo, i profumi della natura? No, annusa la merda che c'è dentro la scelta. Giorno numero 10. Mamma mia, primo obiettivo della sopravvivenza raggiunto. Tutti stanno da Dio, vorrebbero uscire, ma è ancora pericoloso, quindi col cavolo. Timmy vorrebbe del succo di mela, ma mi sa che te lo scordi. L'acqua la bevi domani e oggi non mangi. Domani si beve e si mangia, con una giornata da giorno di ringraziamento. Rumori negli angoli della shelter. Usiamo l'accetta, che tanto abbiamo scoperto si rompe solo quando si usa per tagliare un arto a quelli dentro la shelter. Che cazzo si è fatto, Ted? Perché sta male da un momento all'altro? Un coccodrillo mutante gigante? Ora capisco perché sta male. Cioè, com'è possibile che qua sotto ci sia sta roba?
Mangiate e bevete perché siete stati coraggiosi. C'è ancora rischio di radiazione, soprattutto non avendo la maschera che è rotta, quindi aspettiamo ancora un pochino. Però, vedete, possiamo cercare di metterci in contatto con il mondo, sperando ci sia qualcuno di coraggioso e voglia venire a salvarci. Le informazioni che sono riuscite a reperire è che in questo momento la superficie è un pochino più sicura, quindi volendo potremmo organizzare una spedizione. Il cibo sta iniziando a finire, ovviamente, perché se non vai a raccoglierlo col tempo se ne va. Manderemo Timmy domani, vediamo. Dovremmo tenere le orecchie aperte e anche gli occhi aperti in cerca di un segnale da parte dei militari. D'altronde siamo sempre stati bravi cittadini, hanno sempre pagato le tasse. Beh, speriamo che ci ripaghino in qualcosa. Prima di mandare Timmy posizioniamo un punticino. Io lo manderei tipo qui in quest'angolo, perché magari essendo in angolo c'è più case intorno, non lo so. Il governo non è caduto e ci daranno presto istruzioni per la sopravvivenza, me lo auguro. Timmy, è il tuo momento di andartene fuori. Ho paura sinceramente che tu possa ammalarti, però dai, sei sempre stato un bravissimo e coraggioso ragazzo. Noi forse aspettiamo un pochino a curarci, ma poi lo facciamo perché non voglio rischiare di perdere uno dei due genitori, perché sennò poi è finita. Gli era venuta l'idea di preparare una torta, ma sai, non mi sembra il caso. Torta al pomodoro fa un po' schifo. Pomodoro insetticida, giusto per renderla più buona. Giorno 16, noi beviamo qualcosa. Nel giorno 18 beviamo, quindi ricordatevelo. Arriva un maleodore da attraverso la parete. Boh, controlliamo. Potrebbero essere delle provviste che stanno andando a male, ma magari alcune sono ancora buone. Una folle creatura ha iniziato a saltare in tutta la stanza e ha rotto la radio. Cioè, ma io ho sfiga in questo gioco. Io non ho parole. Cioè, non hanno trovato neanche cibo. Questo è il brutto. È il momento di lottare, vai. Con il first person book of the modern myth. Non so cosa sto dicendo, ragazzi. Sto perdendo anche la cognizione mentale. Mi sembra di essere là dentro davvero da 18 giorni. Un gruppo di persone ha approcciato la shelter. Dovremmo provare ad aprire? Boh, vediamo. L'accetta potrebbe aiutarci. In qualche modo ho sentito una porta. È tornato Timmy. Ma sta male, ma c'è il fucile. Ha preso anche la radio. Bravo, è così che mi piace. Anche il cibo. Sei una bestia. Visto che non hai bevuto né mangiato, direi di fare così. Mangi e bevi e domani beviamo noi due. Il problema è che ha bisogno anche lui del medikit. E se ho un medikit solo andiamo da poche parti, ve lo dico. La superficie è sicura, ma in questo momento non voglio mandare nessuno fuori. Usiamo la radio, vai. Che Timmy è riuscito a riportarla dopo che si era rotta, quindi ma cose assurde. Sentite un po' di colpi di tosse. Se Timmy peggiora dopo gli diamo veramente il medikit. Tu bevi, bevi. Tu hai già bevuto e mangiato il giorno prima, giusto? Mi sembra di sì. Però dai, riadattiamoci tutti allo stesso ritmo. Perfetto, allora i militari richiedono un segnale della nostra posizione, quindi con la mappa dovremmo poterglielo indicare. Vediamo se riusciamo a salvarci, vi prego, forse è la volta buona. Noto che Ted è peggiorato, quindi oggi gli daremo assolutamente il medikit, non voglio farlo morire per nessun motivo. Beccati il medikit e proseguiamo, tanto abbiamo bevuto il giorno prima. Semmai preparo la spedizione e mando Dolores. Potrebbe starci, perché se uso un medikit sarebbe bene ritrovarne subito un altro. Hanno bussato alla porta, dobbiamo aprire. Apriamo, cioè potrebbero essere i militari. Se vinco al giorno 21 mi faccio una statua da solo. No. Maschera rotta, medikit rotto, l'acqua sta finendo e vai. Oh, però le persone hanno bussato alla porta, ci hanno dato delle bottiglie d'acqua, che grandi. Adesso però serve il medikit, ragazzi, non dimentichiamocelo. Io mando fuori lei, ti prego Dolores, una volta nella vita renditi utile. Oppure Ted potresti trasformare l'insetticida e curare tuo figlio, Che te ne pare? Timmy è molto affamato, cioè io per non rischiare qualcosa a mangiare do ad entrambi nel giorno 23, non mi chiedete il motivo, però festeggiamo che la mamma è uscita. Ho sentito dei colpi di tosse, mi sa che il figlio sta peggiorando. Timmy is very angry ancora, e che palle, cioè bello, ma quanto mangi? Cioè tenevo tua sorella a sto punto. Stavo per andare a dormire quando abbiamo sentito dei rumori. Beh, usiamo il fucile stavolta. Un paio di colpi hanno fatto scappare quei codardi, ok. Dovremmo comunque stare attenti nel difenderci, sì, sono d'accordo. Magari un paio di giorni e torna la mamma, Ho messo il punto di ritrovo sul fiume, è già tornata? Assurdo. È tornata senza nulla ed è tornata malata. Cioè, rendetevi conto del danno inumano che ha appena creato la shelter. Dobbiamo mandare Ted, ragazzi. Cioè, lo abbiamo curato, dobbiamo mandarlo, per forza. Abbiamo combattuto le blatte radioattive sempre con il libro delle giovani marmotte, va benissimo. Chi mandiamo fuori? Ted, allora io ti mando fuori, ma se te ti azzardi a non tornare, mi incazzo come una bestia. Cioè, sopra hanno detto che è tranquillo. Anche il babbo se n'è andato, rimangono due malati qua dentro. Ditemi voi dove andremo a finire. I militari hanno detto di abbandonare le proprie armi. Ora, io devo seguire i loro ordini, perché se poi dicono guarda non ti si viene a prendere perché hai tenuto il fucile, a me non mi sta bene, quindi devo abbandonarlo il fucile. Abbiamo deciso di seguire gli ordini militari. Bene, l'abbiamo fatto. Giorno 30, altro obiettivo raggiunto. Bene, mancano 11 giorni teoricamente, alla sopravvivenza di Cic. Mangia e bevi, guarda, non ne voglio sapere che sta male. Ci manca il super babbo. Solo penso abbiamo usato il medikit per colpa di un coccodrillo mutante. Oddio, dimmi quanto sta male, no? Sopravvivi, ti prego.
Salviamo qualcosa al terremoto. Boh, arreggiti alla radio, vedi di salvare quella perlomeno. È tornato il babbo. Sentiamo la porta e sta male. E sta male, non ha portato niente, oh porco. Sono riusciti a salvare la radio. Il babbo è tornato e ha portato una zuppa e una torcia. Wow! Mangia e bevi, vai. Sei l'unico che non l'ha fatto, purtroppo. Dolores potrebbe andare fuori per una spedizione. Cioè, a sto punto, se deve morire dentro, la mando fuori. Pure mando direttamente Timmy, che non c'è più. Ecco, scemo, è andato. Ma porca cagna. Timmy era troppo malato e se n'è andato. Probabilmente non tornerà più. Beh, lo immaginavo, no? Quando è che c'è una notizia buona per me? Ma è una notizia buona per me, vaffanculo. Non può neanche uscire adesso. Lei, che è successo? Nella notte stai stesa male, ma cagare, vai. Parenti dementi li chiamavano, cioè guardatevi in che condizioni stanno. Ma perché tutti a me? Ma io come faccio a vivere? Spiegatemelo, come faccio a vincere sto gioco? Che cosa usiamo contro le blatte? Sempre il libro, voglio che usate quel cazzo di insetticida per fare il medikit, lo capite? Presto uno dei due morirà perché è stanco, ovviamente, funziona sempre così. Toh, mangiate qualcosa, vai. Diamo un'occhiata velocemente fuori, va bene, vai con la torcia, tanto che cazzo usi a fare insetticidi. Il cane, Sì, e come faccio a salvarlo il cane? Come minimo tornerà a chiedere pure da mangiare, tanto ne abbiamo tanto. Giorno 38, guardate le condizioni di queste persone, oh mio Dio. Le provviste sono quasi agli sgoccioli, ragazzi, Oh, sarà il momento di usare la radio, bravi, complimenti. Ingegner cane. C'è puzza, dovremmo fare qualcosa per evitare sta cosa. Abbiamo l'insetticida, usate l'insetticida. Salutate il medikit per sempre. Siamo fottuti, giorno 40. Che buon profumo c'è ora qua sotto, immagino. Giorno 41, dov'è che sono i militari? Io vedo solo un pazzo psicopatico al centro della stanza. Do da mangiare secondo gli ordini della giornata, quello che scrivono là, non più secondo le giornate stesse. Potrebbe uscire Ted. È tornato pure il cane a chiedere il cibo. Vabbè, il cibo glielo do al cane. Così Ted esce. Magari riuscirà a tornare con un po' di roba buona, non lo so, ragazzi, non c'è più niente da mangiare qua. Abbiamo dato il cibo al cane, tanto vero, noi stiamo da Dio. Dai, Ted, vai fuori, puoi farcela, allora io credo in te, è il giorno 43. Se tu esci, riesci a tornare con un medikit, forse ci salviamo. Tu non t'azzardare a morire, Dolores, guarda, io te lo dico chiaro e tondo, t'ammazzo. Se non muori, t'ammazzo io, e se muori, t'ammazzo io lo stesso. Un viaggiatore ci ha offerto una bottiglia d'acqua in cambio della scacchiera. Subito, dai, tanto non ci serve a nulla la scacchiera. Giorno 44, la metà di 88, ci arriviamo sempre, ma non vinciamo mai. L'acqua è stata presa, lo scambio è stato fatto, Dolores ha bisogno di bere. Ti prego, Ted, torna, ti supplico Dio. Sembra essere tornata un passo indietro dalla sanità mentale folle. In qualche modo abbiamo perso una boccia d'acqua, vabbè. Ci hanno offerto una bottiglia in cambio della torcia. Fanculo, resistiamo senza bottiglie. C'è una banda di pompieri fuori dalla porta. Non si sa che cazzo sia successo. Fatto sta che lei deve bere e mangiare. È rimasta l'ultima porzione di cibo. Stiamo per morire. C'è Pancake. Ci ha detto praticamente di uscire. Vabbè, dai, vediamo un po'. Vai, riusciamo a prendere una zuppa. Cioè, mi basterebbe per sopravvivere ancora un pochino. Giorno 48, io ci credo in questo sogno. Quattro bottiglie d'acqua, ma dai, Pancake. Qualcosa di più utile? No, vero? Mi sa che Ted non tornerà mai più, ragazzi, lo sapete, vero? Esatto, Ted non tornerà più. Vaffanculo, gioco maledetto! No, il bizio Terry, se ora cerchi la foto, impazzisci e scappi dalla shelter, io faccio un patatrack, spacco tutto, bravo, 56. È tornata un pochino più tranquilla, sempre malata ma tranquilla. Hai mangiato ieri, no? Non ho più cibo da darti, cioè mi dispiace veramente tanto, ma non puoi più mangiare nulla. Vuoi provare a sistemare la maschera con il libro? Ma che te ne fai della maschera? Non puoi uscire. Moriremo probabilmente stanotte, ragazzi. Oddio, fermi, c'è del cibo, mangialo! Mangia quel cibo che trovi nei funghi, quello che vuoi nella shelter. Mangia tutto. Non puoi scambiare nulla, non hai più niente. The end! Vaffanculo! Perished! Tua nonna è perished, sai? Vaffanculo! Ciccio, canta pure vittoria, ma ce la farò. E vincerò anche il DLC quando uscirà. E vincerò anche in hard mode, vincerò anch'io. Ragazzi, anche questo video di 60 Second è terminato. Sono successi di tutti i colori, i coccodrilli, i mutanti, lasciamo perdere. Io ringrazio il video, se vi è piaciuto, 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 se vi è pia